Salve a tutti, eccoci qua con un altro video sulla Cameo e precisamente sul termotrasferente glitterato. Vi ricordate nell'ultimo video che ho fatto su quello riflettente e vi ho fatto vedere anche che si può usare per mettere questi materiali su carta? E precisamente quello dove ho scritto la scritta di Natale. Oggi devo fare dei numeri glitterati ed è un album fatto per il mese di dicembre fino al giorno di Natale, quindi a me serve fare dall'1 al 25 e vi farò vedere come. Allora, intanto mi vado a fare i numeri, come sapete, dal software. E prendo il tool, quello per il font, e scrivo uno. Mi metto un font, diciamo che un po', grossottello. Mettiamo questo così. Facciamo tutti gli altri numeri. 1, 2. Ed ecco qua tutti i numeri. Ora vediamo di farle un pochettino più grandi. Vediamo. Ora faccio separa e vediamo. La grandezza, diciamo, raggruppa questi due, vediamo quanto viene. Sì, due sarebbero 2,7 cm. Sì, può andare bene. Vengono abbastanza grandi. Quindi li distacchiamo un po'. Facciamo questo qui, li raggruppo i due in modo che li facciamo un po' distaccati, che quando li vado poi a stirare rimangono tutte e due vicine. Poi, una volta fatto questo, andiamo nell'opzione taglio. Partiamo da una base, diciamo, io faccio carta sagomata glitter lanuginoso e vedo se va bene le impostazioni che mi dà. In questo caso mi va bene, è quello che ho fatto anche l'altra volta, lascio tutto come sta. Mi raccomando, una volta che avete messo a posto tutti i numeri, dovete capovolgerli, quindi io li seleziono tutti, raggruppo tutto e faccio capovolgi orizzontalmente e me li mette, come vedete, alla rovescio, perché noi andremo a tagliarli nel nostro termotrasferente glitterato dalla parte rovescio, quindi quando verranno messi sulla carta si dovrà vedere il dritto. Ok, spero di essermi spiegata. Quindi ci vediamo nell'altra visuale per farvi vedere il taglio. Eccoci qua. Allora, il materiale è questo qua, non so se si vede, è il rosso glitterato, questo. E io l'ho già messo nel mio tappetino, ho preso quello che mi serve. Allora, io premetto, siccome non ho trovato video online e non c'era nessuna guida, io presumo, almeno io ho provato e vado bene così, però magari è il metodo sbagliato. Io vi dico il mio metodo, se voi sapete che ci sono altri metodi
giusti, fatemelo sapere. Comunque, io ho messo dalla parte più lucida, vedete, sotto e vedo la parte un po' più opaca. E come avete visto prima, nel software ho messo i numeri alla rovescio, in modo che quando io questo lo stacco dal mio tappetino li vedo dritti. Non so se mi sono spiegata. Comunque, detto questo, ora io vi faccio vedere il taglio. Faccio partire la mia silhouette e poi vi farò vedere come attaccarli sulla carta. Allora, diamo invia silhouette e facciamo. Bene, la macchina ha finito, ora scarico e tolgo i numeri. Ecco, ora vi farò vedere attaccare il numero 25. Vedete, io ho tolto già tutta la pellicola, l'ho lasciato attaccato in questo suo adesivo, quello grosso trasparente, in modo che io lo vado a posizionare sopra bene e mi verrà il numero 25. Ora ve lo faccio vedere come farlo, come stirarlo, e poi dopo io metterò anche tutti gli altri. Eccoci qua. Allora, io adesso vi farò vedere mettere questi numeri in queste qui. Le altre le ho già fatte. Vediamo come fare. Ci serve un pezzo di carta forno, il ferro ben caldo. Sì. Ok, e adesso andremo a mettere i numeri. Allora, io devo mettere 21 e 21 qua. No, scusate, 21 in questo. 21 e 22 qua, mettiamo da sta parte qua, e come vedete questi li ho tagliati uno per uno, però la sua pellicola c'è ancora, quella grossa, quindi ci passo un po' il ferro sopra in modo che si attacchi bene. Mi raccomando, non passatelo in tutta la carta perché sennò si arriccia. Io la passo solamente in questo dove ci sono i numeri. Vedete come faccio? Proprio la punta, glielo lascio un attimo in modo che si attacchi bene e vediamo, tolgo. Vedete la pellicola? Questa qui non so se si vede. E rimane attaccato il numero. Vedete? È bellissimo. Poi abbiamo rimasto il 25. Questo ve lo voglio far vedere. Questo gli ho lasciato tutta la pellicola attaccata, quella grande, più grande. E in questo attacchiamo il 25 proprio in mezzo. Stai attento, che ti brucio. Giù, giù, che ti brucio. Scusate il gatto. Allora, e attacchiamo vedete, poi stacco
Ed ecco qua. Vedete? Ecco qua il 25. Stai giù, Gerry, che ti brucia. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo materiale termotrasferibile che a me piace tantissimo. Vedete, come vedete, si può mettere anche sulla carta. Io ho fatto un album, poi ve lo farò vedere, e ho fatto tutti i numeri, tutti i giorni del mese di dicembre fino al 25. Bene, detto questo, spero che anche con questo video vi sia stato di aiuto e per qualsiasi info mandatemi un messaggio nel box oppure email e ciao al prossimo video!